Ciao Bobo, oggi ho un desiderio, ho proprio voglia di una storia e di una magia. Ciao bambini, bentornati ad una nuova puntata di Storie e Magie. Siete pronti? Tra storie e laboratori vi aspetta una magica puntata. Ciao bambini, benvenuti a Storie e Magia. Oggi vi racconto perché il mare è salato. Si dice che tanto tempo fa il mare non fosse salato come ora, ma pure dolce come acqua di sorgente. Tanto puro che i marinai potevano attingervi per bere ogni volta che avevano sete. E allora, come è diventato salato? La storia comincia con una macina magica. La macina apparteneva a un re che possedeva molti oggetti preziosi. La macina, però, era la cosa a cui teneva di più. La maggior parte delle macine serve a macinare i cereali, ma questa era diversa. Tanto per cominciare, girava da sola. E quando girava, non dava farina. A volte produceva mucchi d'oro di gioielli sfavillanti. Altre volte, sacchi di rare spezie esotiche. In realtà produceva qualsiasi cosa il re desiderasse. Grazie alla straordinaria macina magica, i forzieri del re erano sempre pieni e i cibi che mangiavano erano sempre squisiti. Un giorno, mentre beveva un tè, un ladro sentì parlare della macina magica. «La ruberò», disse. «Mi renderà ricco! Devo solo scoprire dove la tengono». Il ladro si mise in vestito buono e si recò a palazzo. Gli spiegò alle guardie che era venuto da molto lontano solo per vedere dove abitava il sovrano. «Pare che la reggia sia magnifica», disse. Una guardia gentile si offrì di fargli da guida. Prima gli fece visitare i giardini. C'erano fiori bellissimi e laghetti incantevoli, ma della macina neanche l'ombra. Poi lo condusse nella sala del trono. C'erano colonne imponenti e un favoloso trono rosso, ma dalla macina neanche l'ombra. Infine arrivarono alla camera da letto del re. La macina non era nemmeno lì. Al ladro venne un sospetto. «Peccato non aver visto la famosa macina magica», sospirò. «Immagino che la teniate ben nascosta». «Ovvio», rispose la guardia con una risata. «È troppo preziosa per lasciarla in giro». «Scommetto che riesco a indovinare dove la tenete», ribatté il ladro. «In un camino?» «Non essere sciocco», rispose la guardia. «Ci sarebbe troppo fumo». «Sotto il pavimento?» riprovò il ladro. «No, no», disse la guardia, «troppa polvere». «Secondo me nemmeno tu sai dov'è», buttò lì il ladro. «Ma certo che lo so», fece la guardia in tono fiero. «È sotto il letto del re». «Immagino che ci voglia un grande mago per farla funzionare», continuò il ladro. «No», disse la guardia, «ho visto come fa il re. Basta toccarla 3 volte e dire cosa vuoi che produca». Il ladro lasciò il palazzo salutando allegramente. «Grazie della visita», disse la guardia, «mi hai fatto proprio un favore». E si allontanò sogghignando. «Un favore più grande di quello che ti immagini», aggiunse sottovoce. Più tardi il ladro tornò di nascosto al palazzo, senza far rumore, scavalcò il muro e scivolò, non visto, verso l'edificio principale. Una volta all'interno, andò in punta di piedi nella camera del re e infilò la mano sotto il materasso, dove sentì un oggetto di pietra, duro e rotondo. «Trovata!» pensò trionfante. Tirò fuori la macina e per un attimo la rimirò felice, poi la nascoste sotto il mantello e se la diede a gambe, correndo a più non posso. Corse fino ad arrivare al mare, dove vide ormeggiata una barca. Non era sua, ma al ladro non importava. Saltò al bordo e prese il largo. Una volta sicuro, lontano dalla costa, tirò fuori la macina. «Cosa posso chiedere come prima cosa?» pensò. E mentre pensava, addentava una pagnottella che aveva con sé. «Bleh!» sputò disgustato. «Manca il sale!» Poi sogghignò. «So cosa chiedere!» Toccò la macina 3 volte e disse ad alta voce. «Voglio del sale!»
Immediatamente la macina si mise a girare e produsse un fiume di sale bianchissimo. «Ce l'ho fatta!» esclamò il ladro esultante. Mise un pizzico di sale sulla pagnotella e se la mangiò tutto contento. Poi si addormentò sotto le stelle, sognando le ricchezze che sarebbe presto state sue. Intanto la macina magica continuava a girare e il mucchio di sale a crescere cresceva e cresceva mentre il ladro ronfava beato ignaro. La mattina dopo il mucchio di sale era enorme. Quando la barca oscillò sulle onde, un po' di sale scivolò giù e andò a solleticare i piedi del ladro, che infine aprì gli occhi. Lì davanti a lui c'era una candida montagna di sale. «Stupida macina!» sbottò il ladro. «Fermati!» Ma la macina magica continuava a girare e la montagna di sale cresceva. «Non mi hai sentito?» gridò infuriato. «Ho detto fermati!» Ma la macina magica continuava a girare e le montagne di sale a crescere. Più la quantità di sale aumentava, più la barca sprofondava in acqua e ben presto le onde cominciarono a sommergerla. Ma la macina continuava a girare. «La getterò in mare!» pensò il ladro. Affondò le mani nel sale per cercarla, ma la montagna di sale era purtroppo troppo alta. Tra bolle d'aria e gorgigli la barca colò a picco, portando con sé sul fondo dell'oceano la macina magica, che da allora lì è rimasta, continuando ancora oggi a produrre sale. E questa si dice sia la storia di come il mare è diventato salato. Quanto al ladro, gli toccò tornare a casa a nuoto. Quando finalmente arrivò senza fiato a riva, trovò il re arrabbiato ad aspettarlo. Così non divenne mai ricco, anzi, finì in prigione, con tutti i vestiti bagnati e un bel raffreddore. Trilli, e la morale qual è? Qual è la morale? Dimmelo tu! Te lo dico io. La morale è che non si deve rubare niente. Bravissima! Bambini e bambine, oggi sono qui per insegnarvi a fare un simpatico pesciolino con un palloncino. Prima di tutto bisogna trovare la metà del palloncino, ovvero questa. E si fanno due piccole palline. Una. E due. E si fa una torsione ad orecchio. Avvitiamo fino ad ottenere queste due piccole palline. Successivamente l'ultimo passo sarà quello di prendere queste due estremità e girarle con una torsione semplice. Allarghiamo un po' per fare il corpo del nostro pesciolino ed eccolo qui, pronto a navigare in ogni mare possibile. Eccomi, Pierugina, sono qui e anche oggi per mostrare un fanta super gioco di magia. Però mi devi dare una mano, Pierugina, qui, va bene? Io non le ho le mani, se no ti posso dare una. Allora, guarda, è un classico questo. Ho portato tre corde, una piccola, come puoi vedere, come potete anche vedere i nostri amici da casa, una di media lunghezza e una, ovviamente, eccola qua, lunga, va bene? Perfetto. Allora, Luigina, Pierluigina, perdonami, scusami. Allora, ti chiedo un piccolo aiuto. Quando te lo dirò dovrei soffiare. Va bene? È molto importante questo. Il tuo sarà un soffio magico. Va bene? Va bene. Ok, allora, guarda, il tutto funziona così. Prendiamo la corda piccola e la corda grande, ok? Quindi si prende l'altro estremo della corda e si prende anche l'altro e si mettono così, va bene? Va bene. Poi si prende l'altra, lo stesso, di media lunghezza, e i cappi uno dall'altra e uno viceversa dall'altra parte. E ora abbiamo tre corde di diversa lunghezza, una piccola, una media e una grande. Ora ti chiedo di soffiare. Soffia. Adesso? Sì. Fammi 3, 2, 1. 3, 2, 1, soffia. Ah. Incredibile. Le corde sono diventate della stessa lunghezza e abbiamo una corda, giusto? Poi abbiamo due corde e poi tre corde. Incredibile, Luigina, brava Pierluigina, perdonami, ma scusa, ma è tutto
tutto merito mio, eh? Sì, sì, soffia ancora, soffia, soffia. Di nuovo? Sì, sì. Vai 3, 2, 1. Vai 3, 2, 1. E voilà, tutto ritorna come prima. Una corda lunga, una corda piccola e una corda media. Bravissima Pierluigina, facciamo così, lo rendiamo più difficile, va bene? Questo è il finale, mi raccomando, attenta, eh? Prendiamo una corda piccola e ovviamente la corda lunga, ok? Perfetto, gli stessi, allora i movimenti sono sempre gli stessi come prima, si prende questo capo, poi si prende anche l'altro, ok? Pierluigina, sei pronta? Il soffio magico? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, piccola e lunga. E diventano tutti e due della stessa lunghezza. Bravissima Pierluigina. Lupende, tutto merito mio. Sì, tutto merito tuo. E anche questo sarà merito tuo, soffia. Perché, esatto, 3, 2, 1. E la magia è illusione. E quindi tutto ritorna come prima. Grazie, grazie. Ciao bambini. Lupere. Ciao Pierluigina. Vuoi fare una magia? Vuoi fare una magia? Sì. Dai. Posso fare una magia? Vai. Sparisco. Ciao. Ciao. Incredibile Pierluigina. Ciao bambini. Alla prossima puntata. Davvero fenomenale. Ti è piaciuto? Da morire. Dai, anche Pierluigina è piaciuto. A proposito di Pierluigina, cosa ha fatto? È birichina. È entrata in camera mia di punto in bianco mentre stavo dormendo. Ah, Sì, e a un certo punto con la sua tipica voce mi è corsa addosso dicendo per l'ennesima volta: le lettere, le lettere! Quindi hai portato? Delle altre lettere. Quindi ci hanno scritto ancora i nostri bambini. Esattamente. Perfetto. Dai, quante letterine. Chi ci ha scritto oggi, Dilli? Ciao a tutti, sono Simone. Mi piace tantissimo la vostra trasmissione. Quindi anche in rima, insomma, molto poetico. Bravo, Simone. Ho 7 anni e abito a Quarto Sant'Elena. Mi piace molto disegnare e presto vi invierò un mio disegno. Saluto Trilli, Lilli, Pierluigina e Mago Lupin. Bene, un saluto Simone. Anche a te, Simone. Ciao, aspettiamo Simone. I tuoi disegni. Mi raccomando, invia tutto. Ciao a tutti, sono Antonia e a ottobre ho compiuto 7 anni. Mi piacciono tanto gli spettacoli di magia. Ho sempre sognato di vederne uno dal vivo. Vorrei tanto imparare e diventare brava come Mago Lupin. Un giorno vorrei tanto conoscerlo e vedere un suo spettacolo. Sarebbe bellissimo. Grazie Antonia, ti aspetto i miei spettacoli. Perché alla fine noi possiamo anche invitare dei bambini qua in studio. Ma beh, certo, certamente. Assolutamente, quindi certamente. Vi aspettiamo qui. Sì, sì. Ciao a tutti, sono Agnese e ho 9 anni e vi scrivo da Cagliari. Mi piacciono tantissimo gli animali. Ho un gatto di nome Micio e un cane di nome Billy e un canarino di nome Piki. Siete tutti simpaticissimi e vi mando un saluto. Grazie mille Agnese, ti mandiamo un saluto anche noi. Ciao Agnese. Beh, Lilli, ricordiamo anche che siamo in onda ogni domenica alle 17. Esattamente. Su Cagliari Live TV. E che se volete mandarci delle mail per apparire in una puntata di Storie e Magie, potete inviare la vostra letterina a storiemagie@cagliarilivetv.it. Scriveteci!